L'Aquila, battendo 3-1 in casa la Sant'Egidiese, continua a tenersi nella scia delle battistrada del campionato di eccellenza. Mister Epifani, che torna dalla squalifica, sceglie un iniziale 4-2-3-1 con Alessandro unica punta, supportato sulla tre quarti da Sarrizzu, Carbonelli e Marchionni. Il tecnico ospite di Serafino risponde con un 4-3-3 che vede Filiaggi riferimento centrale con Mucci e Rodia sugli esterni. Pronti via, e l'Aquila la sblocca. 3 minuti sul cronometro, Bellardinelli suggerisce per Carbonelli, che entra di gran carriera in area e serve Alessandro, il quale dalla breve distanza deve solo appoggiare nella porta rimasta sguarnita. Al decimo, calcio d'angolo per l'Aquila dalla bandierina, battuta di Sarrizzu, incornata di Scipioni che mette di pochissimo sul fondo. A metà frazione Sarrizzu ruba palla a Mariani, entra nell'area della Sant'Egidiese e conclude, ma trova la risposta di Venditti che gli nega la gioia del gol. I giallorossi ospiti si fanno vedere al 24esimo e vanno vicinissimi al pareggio. Punizione in verticale di Petronio, si accende una mischia nell'area dell'Aquila, Filiaggi ci mette il piede, trovando però la traversa che respinge il suo tentativo. Scampato il pericolo, l'Aquila riprende il pallino del gioco in mano e al 27esimo raddoppia. Alessandro stoppa la sfera sulla tre quarti, smista poi verso Sarrizzu, che arma il tiro a giro e batte Venditti. Il rossoblu cingono d'assedio i 16 metri della Sant'Egidiese. Al 34esimo calano anche il tris. Azione insistita dell'Aquila, i difensori giallorossi non riescono a liberare la loro area. Corticchia raccoglie la sfera e verticalizza per Alessandro, che dalla corta distanza batte Venditti e fa 3-0 l'Aquila. Passano 6 minuti e la Sant'Egidiese accorcia le distanze. Filiaggi difende palla sulla destra e cambia fronte, pescando Mariani che va al tiro di prima intenzione. Barbagallo riesce a smanacciare, ma la palla tocca entrambi i pali della sua porta per poi insaccarsi oltre la linea. La ripresa si apre con un diagonale teso di Sarrizzu, allungato in calcio d'angolo da Venditti. Il secondo tempo è meno frizzante. Per trovare un nuovo spunto di cronaca bisogna arrivare a metà frazione, quando l'estremo difensore della Sant'Egidiese è bravo a dire di no al tentativo del neoentrato Scimia. La partita scorre via senza sussulti fino al 42esimo, quando Silvestri perde palla a beneficio di Dercole, anche lui entrato a gara in corso. Il numero 7 rossoblu dal limite scarica il rasoterra, ma non trova il bersaglio grosso. Non succede nient'altro fino al triplice fischio che chiude la contesa. L'Aquila si assicura quindi 3 punti e domenica farà visita all'Ovidiana Sulmona. La Sant'Egidiese invece sarà di scena in casa con il Giulianova. Abbiamo fatto un approccio importantissimo, siamo stati veramente bravi, forti, determinati a cancellare subito un passo falso di mercoledì, ma abbiamo continuato il trend di domenica col Montesilvano, perché poi oggi la squadra mi è piaciuta veramente tanto, sia nel costruire l'azione, sia nel finalizzare l'azione, sia quando perdavamo la palla. Oggi eravamo determinati sotto tutti i punti di vista. Peccato per quel gol preso, che non meritavamo di prendere, però poi il secondo tempo abbiamo gestito bene, anzi siamo ripartiti tante volte. Forse, se devo fare un appunto ai miei ragazzi, che dovevano fare il quarto gol, perché lo meritavamo ampiamente. Però dopo abbiamo dimostrato anche solidità nel tenere la partita fino alla fine sul 3-1. Il modulo è in funzione di quello che vogliamo fare. Questa è una squadra che può giocare sia 4-2-3-1 che 4-3-3, e in base alle partite che andiamo a giocare sicuramente prepariamo la partita. Oggi ho tenuto fuori Santi Rocco, ho voluto giocare con Jonathan di punta perché sapevo che loro dietro non erano velocissimi, e quindi ho cercato di mettere un giocatore che poteva dar fastidio. Ci siamo riusciti, quindi dipende sempre dallo studio della gara che si va a fare. Adesso ripeto, l'importante è che siamo partiti 4-2-1, abbiamo finito 4-3-3 oggi, quindi vuol dire che abbiamo fatto anche un grande lavoro sotto l'aspetto di rosa, perché possiamo variare anche il modo di giocare. Non ha funzionato l'atteggiamento, perché l'Aquila, l'ho detto, mercoledì aveva perso e la prima mezz'ora ha vinto i contrasti, le seconde palle, avevano una cattiveria il doppio della nostra. È una squadra che si deve salvare, viene a giocare l'Aquila, non ci mette l'atteggiamento giusto, già fai fatica con l'atteggiamento giusto, figurati se non ci metti quella cattiveria e determinazione. È normale che l'Aquila poi ha giocatori forti, questo lo sappiamo, però la prima mezz'ora è stata veramente brutta. Bisogna riflettere tanto, perché questo è un campionato in cui se non ci metti l'atteggiamento in tutte le partite, sia che vai a giocare, rischi di fare male. Oggi sicuramente la prima mezz'ora l'Aquila ha avuto una fame da squadra che veniva da una prestazione che mercoledì aveva perso, e si è visto, e noi
abbiamo sbagliato totalmente, lo sapevamo e questo è, forse questa è la cosa che mi fa più arrabbiare. L'Aquila ha meritato di vincere, bisogna analizzarla meglio la partita. Io dico che la prima mezz'ora l'Aquila noi abbiamo fatto tutto male, quindi quello che abbiamo preparato l'abbiamo fatto male, l'Aquila ha giocatori forti che sugli esterni abbiamo preparato un altro tipo di partita, ma al di là di tutto è l'atteggiamento, loro ci hanno messo una voglia incredibile, noi siamo stati in balia dell'Aquila, questa è la partita, poi la traversa e altre cose. L'Aquila ha meritato di vincere, è una squadra forte, quindi non possiamo, non posso la traverso altre cose, è l'atteggiamento che è stato sbagliato.